Tutti ben ritrovati. Iniziamo la nostra nuova lezione di Pilates partendo con una ricerca del nostro baricentro, quindi cercando di posizionare i piedi a una distanza per cui le gambe risulteranno perpendicolari al terreno. Anca, ginocchio, caviglie sono sulla stessa linea, questa linea sarà dritta, perpendicolare al terreno, quindi le due gambe saranno parallele tra loro. Facciamo oscillare il nostro corpo avanti e indietro, controllando che le dita dei piedi siano sempre in appoggio. Questo appoggio deve essere in contatto lieve, quindi non devo sprofondare nel terreno, ma devo stare attento che le dita rimangano sempre attaccate, quindi tendono a sollevarsi, io mi concentro affinché rimangano in contatto con il terreno. Continuiamo a ricercare una maggiore percezione, la sensazione migliore possibile, ok? E provo ad andare in punta di piedi e ritorno giù piano. Metto in connessione con il mio centro e faccio in modo, faccio sì che l'equilibrio, la stabilità che riesco a mantenere, a controllare quando sono in punta di piedi, sia merito dell'attivazione del trasverso dell'addome, quindi la mia pancia che risulta piatta. Proviamo a fermarci in punta di piedi, controlliamo questa attivazione del trasverso, tratteniamo l'ombelico e proviamo a chiudere gli occhi. Torniamo giù piano. Lasciamo le ginocchia mobile, andiamo a sbloccare il bacino, facciamo dei movimenti liberi, retroversione e diversione, traslazione destra a sinistra, ok, provate a fare dei movimenti liberi, qualcosa che avete visto anche nelle altre lezioni, e adesso ci sistemiamo in posizione neutra, lasciamo le gambe leggermente piegate, concentriamoci ancora sul trasverso e percepiamo la nostra respirazione laterale, quindi devo sentire il torace che rimane compatto e l'aria che passa attraverso le pareti laterali del torace. Allungo il collo il più possibile, facendo scivolare le spalle lontane dalle orecchie. Adesso, cercando di mantenere queste sensazioni sul torace, ricercando ancora l'azione dell'addome, andiamo ad allungare il collo e sblocchiamo la nostra testa facendo delle circonduzioni. Disegniamo un cerchio con la punta del naso sulla parete lontana. Un giro in un senso, un giro nell'altro. Ovviamente, come ricordo sempre, lascio che il ritmo e l'ampiezza del mio movimento venga gestita in funzione delle sensazioni che arrivano dal mio corpo. Facciamo l'ultimo. Ok. Quindi cercavo di mantenere la connessione con tutti i punti del corpo, facendo particolarmente attenzione al nostro centro e baricentro, proviamo di nuovo ad andare in punta di piedi e a chiudere gli occhi. E ritorno giù. Dovrebbe andare un pochino meglio. Se volete ripetere questa operazione più volte, non durante le mie lezioni, prima di un altro allenamento, o alla fine della lezione, quando vi chiedo di fare qualcos'altro, provate. Se la vostra percezione è migliorata, questa sensazione di stabilità, o meglio, di instabilità, dovrebbe essere migliorata, quindi il nostro equilibrio dovrebbe essere più solido. Partiamo con gli esercizi di Pilates. Iniziamo in posizione seduta e andiamo a sbloccare la nostra colonna con uno spine stretch. Quindi non abbiamo fatto movimenti del tratto dorsale, quindi ci concentriamo particolarmente su questa zona della colonna, butto fuori l'aria e vado. Il movimento è molto piccolo, teniamo il bacino in posizione neutra e ritorno prendendo l'aria. Fuori l'aria vado e ritorno prendendo l'aria. Fuori l'aria e ritorno prendendo l'aria. Quindi sblocchiamo, anche se di poco, le nostre vertebre. Man mano riuscirò a fare un movimento un pochino più ampio, va bene, ma sempre senza forzare. Fuori l'aria vado, inspiro ritorno.
7-8 volte, quindi movimenti molto piccoli, molto dolci, assecondiamo sempre il nostro corpo e adesso ci fermiamo e andiamo giù, roll down, come sempre, mi devo fermare qua, questo è il mio livello, inspiro, salgo buttando fuori l'aria e di nuovo inspiro all'1, chi riesce farà un movimento un pochino più ampio fino ad raggiungere il movimento completo. Ma non è una sfida, se non riesco mi limito all'ampiezza che il mio corpo riesce a gestire con la massima precisione, talloni che rimangono attaccati a terra, anche se scivolano, possono scivolare ma non si devono staccare. Fuori l'aria salgo e inspiro. Di questo faremo 5-6 ripetizioni. Chi ha bisogno di fermarsi a 4 è libero di farlo. Cerco di sentire la mia colonna che man mano si scioglie, le mie vertebre che prendono contatto nella discesa una dopo l'altra e nella salita perdono il contatto una dopo l'altra. E adesso andiamo a fare spine twist. Lasciamo che sia fluido oggi lo scorrere degli esercizi. Quindi lasciamo che tra un esercizio e l'altro, chi ha bisogno può prendere il tempo di recuperare, ma chi riesce segue il movimento. Cercherò di alternare il più possibile elementi di forza e elementi di mobilità, in modo da non creare un affaticamento eccessivo tale da non consentirci di andare avanti con questa fluidità richiesta, ma ovviamente chi ha bisogno si può fermare. Facciamo le ultime ripetizioni, completiamo il ciclo di movimenti a destra e a sinistra, ci fermiamo e adesso andiamo a fare l'unione tra spine twist e spine stretch del SO. Okay. Questa è una sintesi. Adesso è un esercizio vero, un esercizio vero devo dire, lo trovate nel libro, unico libro di Joseph Pilates. Adesso perché vado con una sega a tagliare il dito del piede col dito della mano, mignolo contro mignolo, l'altra mano si allunga indietro e ritorno. Immaginate qualcuno che sta tirando la vostra mano indietro e qualcuno che tira la vostra mano avanti, dovete sentire come se vi volesse aprire con una caramella. Come le rossane, ricordate le rossane? Ecco, immaginate questa sensazione. L'ultima volta. E adesso chi ha bisogno si appoggia per scendere, chi riesce scende facendo un roll down. Posizionate il vostro supporto cervicale per mantenere la vostra colonna nel tratto cervicale in una situazione confortevole. Solleviamo le mani in under. Chi riesce però la testa su, zona lombare neutra, one leg stretch, contraggo i muscoli delle gambe e mi sforzo di toccare la parete lontana, fuori l'aria vado, inspiro torno. Chi ha bisogno può mettere le mani dietro la nuca per tenere il peso della testa, l'importante è che zona lombare neutra, il mento in leggera retrazione, il carico dell'esercizio deve essere sull'addome. I muscoli delle gambe, come ho detto, si accendono, che è un ottimo movimento questo per sentire anche i muscoli delle gambe. Questa sarà la quinta ripetizione per la mia gamba destra e la quinta per la sinistra. Recupero un attimo, sollevo la gamba destra, distesa, vado giù, torno su, single stride, 2, torno su. La testa lasciatela giù per ora, stiamo solo ripassando questo movimento, facendo attenzione che il peso del corpo rimanga distribuito a destra e a sinistra, questo è il quinto, 5 ripetizioni, cambio gamba, gamba sinistra, su, fuori l'aria, torno su prendendo l'aria, giù, stiamo a lombare in neutra, la colombare leggermente staccato da terra, senza esagerare, 4, 5, torno in appoggio con la gamba sinistra, verifico che il mio corpo sia bilanciato a destra e a sinistra,
sollevo la gamba destra e vado a fare one leg stretch, su, piego, one leg stretch, single stride, piego, one leg stretch, single stride, piego, 4 e là, e cambio, gamba sinistra, one leg stretch, torno su alla gamba tesa e piego, 2, su e là, 3, su e 4, su e 5, e là. Di nuovo, gamba destra, al contrario, single stride, one leg stretch, ritorno, su, là, e 4, 5 e cambio. Scendo con la gamba tesa, piego per ritornare. 1, 2, 3, 4, l'ultimo. E là. Ok, ora proviamo ad eseguire questi due esercizi, queste due variazioni, pardon, queste due variazioni, chi vuole con la testa su, di seguito alternando destra e sinistra. 3 ripetizioni per ogni gamba, per ogni movimento. Quindi, gamba in under, chi vuole testa su, one leg stretch, e ritorno e piego. Altra gamba, one leg stretch, ritorno e piego. One leg stretch, stride e piego. One leg stretch, stride e piego. E là, e là, gambe su, scendo, piego, e là, scendo, piego, e là, scendo, piego, e là, scendo, piego, e là, l'ultima, piego, e su, giù, piego, e sto. Avviciniamo i talloni al bacino, attivo i glutei, su, e torno giù piano. Anche qua, come vi ho chiesto nel roll down, una vertebra alla volta, mi fermo in ponte, inspiro, i glutei sono rilassati, uso l'addome, rilassate le gambe, fate in modo che le gambe rimangano parallele tra loro. Abbiamo una bolla di sapone tra le ginocchia. Se le ginocchia si avvicinano, la bolla scoppia. Se le ginocchia si allontanano, la bolla scappa. E noi invece vogliamo avere una bolla di sapone fino all'ultima ripetizione, che sarà la prossima. Ancora una. Ok, ruota sul fianco, gambe distese, il supporto cervicale lo metto vicino all'orecchio, chi ha bisogno usa l'avambraccio, gambe distese, addome attivo, se riesco gambe in leggera sospensione e salgo fuori l'aria. Ci prendo l'aria. 8 ripetizioni, 2. Mi raccomando, stabilità del bacino, zona lombare neutra, accompagniamo con la respirazione, fuori l'aria salgo, inspiro, torno giù. Respirazione che avviene attraverso le pareti laterali del torace. 7. E siamo 8. 8 avanti e indietro, chi ha bisogno appoggia la gamba di sotto, chi non ha bisogno lavora con la gamba in leggera sospensione. Sono 3. Scegliete con che ritmo respirare. Preferisco io buttare fuori l'aria quando vado indietro, ma si può buttare fuori l'aria avanti, buttare fuori l'aria indietro. Sono 7. Facciamo l'ultima. Forse ne ho fatto 9, poco male. Piego. Ok. La gamba di sotto rimane piegata, la gamba di sopra si distende, faremo un cerchio per avanti, in alto, indietro e giù, un cerchio indietro, in alto, avanti e giù, avanti e su, indietro e su, 6 in ogni direzione, ne abbiamo fatto 2, su, indietro e su, sono 3, avanti e su, indietro
e su, avanti e su, indietro e su, l'ultimo e indietro e su e recupera. Ginocchia unite, gambe piegate, apri il torace verso il soffitto. È arrivato il caldo nel frattempo. Sentite la muscolatura che è stata coinvolta nella sequenza, la muscolatura glutea, parte laterale della gamba, della coscia. Ok, possiamo cambiare lato. Andiamo con la testa dall'altro lato, in modo che vi troviate di fronte a me, collo lunghissimo, gambe distese, addome attivo. Vado su. One. Quante sono? 8, ovviamente. Se ne devo fare qualcuno in meno perché sento fatica, mi fermo, No problem. 5. Fuori l'aria. Stabilizza bene, tieni sempre attivo il tuo addome, trasverso e obliqui. Si va avanti e indietro. 1, 2, 3. Andiamo avanti. 4. Mi raccomando, stabilità, ricerca del baricentro. 7. Sono 8. Piego. La gamba di sotto rimane piegata, la gamba di sotto si distende. Vado avanti, in alto e dietro. E uno, e ritorno. E uno, avanti, indietro, indietro e in alto. Pardon. Avanti, in alto, indietro e in alto. Siamo a tre. Altre tre. One, and one. Due, e due. E l'ultimo. E recupero. Apri il torace verso il soffitto. E su questo lato dovrei sentire questo allungamento dei tessuti che sono stati impegnati negli esercizi, nella sequenza di esercizi appena svolti. Posizione seduta, eccoci qua, pronti per il teaser. Iniziamo buttando fuori l'aria, scendo, sollevo la gamba destra, fuori l'aria, inspiro, appoggio a sinistra, fuori l'aria, inspiro, appoggio, fuori l'aria, salgo, allungo e di nuovo giù, due volte la destra, due volte la sinistra, torno su, neutra, fuori l'aria, tre volte la destra, uno, fuori l'aria, tre volte la sinistra, torno in posizione seduta, neutra e di nuovo giù, due volte la destra, due volte la sinistra, torno su, allungo, l'ultima discesa, una volta la destra, una volta la sinistra, torno su, e gambe distese, da qui porto su le braccia, fuori l'aria e ritorno giù con le braccia, fuori l'aria, e torno giù prendendo l'aria. Spingete in alto la testa, su. Sono tre, arriviamo a sei. Ancora. Spalle lontane dalle orecchie, braccia distese, attenzione ai gomiti, devono rimanere completamente distesi. Questo era l'ultimo.
E da qua ci dobbiamo sdraiare pancia in giù. Andiamo con le mani appoggiare la fronte sopra le mani, scusate, la fronte sopra le mani, attivo l'addome tirando in vento la pancia, rilasso gambe glutei, allucini, i palloni che cadono verso l'esterno, rilassa gambe glutei. Facciamo scivolare le braccia lungo i fianchi, nessun punto del viso deve toccare terra, spalle lontane dalle orecchie, le braccia tese, le sollevo buttando fuori l'aria, inspiro, torno giù, fuori l'aria, torno giù prendendo l'aria, ancora, 8 volte, siamo a 4, tiriamo bene dentro l'ombelico. Rilassa il collo, il naso sfiora il tappeto ma non lo tocca. Riportiamo le mani sopra la fronte, ci appoggiamo. Ora distendiamo le braccia oltre la testa e andiamo ad eseguire il movimento di swing. Addome attivo, quando butto fuori l'aria, sollevo gamba destra e braccio sinistro, torno giù, gamba sinistra e braccio destro. Ancora. Contrazione dei glutei, attivazione dei muscoli delle spalle, teniamo le spalle lontane dalle orecchie, 5 peloni in diagonale. Di nuovo, recupero. Adesso, attivando bene l'addome, contraggo solo i glutei e tengo le gambe in leggera sospensione. Mantieni le gambe in leggera sospensione, glutei attivi, addome attivo, il bacino e in nempra. 4-5 respirazioni profonde. Uguale. Fuori l'aria, contraggo, però adesso ogni volta che butto fuori l'aria abbasso una gamba, fuori l'aria, giù e ritorno, l'altra gamba, fuori l'aria, giù e ritorno, alternato, e su, e su, e su, ancora, 4, 4, 5 e 5, recupero. Appoggiamo i gomiti sotto le spalle, spingi bene in modo che il torace emerga dalle scapole, sguardo proiettato verso le mani possono essere unite o parallele tra loro. Single kick, avvicini il tallone al bacino, se vuoi con il piede in point o con il piede in flex, ok? Come preferisci, posso portare con il piede con un angolo di 90 gradi al martello, oppure con il piede in punta. Abbiamo fatto 3 ripetizioni, arriviamo a 6 ripetizioni per gamba. Quindi oggi abbiamo lavorato un po' sulla fluidità, quindi ho lasciato un po' scorrere, per chi è abituato a sentirmi, ho usato meno descrizioni, o meglio, descrizioni meno dettagliate, proprio perché volevo, lasciare che il movimento fosse fluido. Ovviamente ho fatto questo perché già da un po' che stiamo seguendo questo percorso insieme, quindi, a parte le persone che già si allenano con me in studio dal vivo e quindi so che sanno gestire questi esercizi, però se qualcuno si dovesse essere aggiunto, ricordo sempre di eseguire le lezioni seguendo l'ordine cronologico, per cui se avevano questa lezione e hanno seguito tutte le altre, non avranno avuto difficoltà a fare gli esercizi nella maniera corretta. Io vi saluto e
Vi aspetto per la prossima lezione.